Buongiorno a tutti, amici di Valigra Photo School. In questa puntata vediamo come prenderci cura dei nostri obiettivi, ovvero come tenerli sempre puliti e pronti a fotografare. È fisiologico che dopo un po' di utilizzo della fotocamera sul campo, sulla lente frontale dell'obiettivo si depositi un po' di polvere o un pochino di altro tipo di sporcizia come le impronte digitali. È opportuno fare una distinzione abbastanza precisa tra questi due tipi di sporcizia, ovvero la polvere non è assolutamente un qualcosa di grave ai fini della qualità dell'immagine, mentre le impronte digitali o le macchie di condensa sulla lente frontale, queste possono ridurre in determinate situazioni la qualità delle foto che si realizzano. Quindi, se per un po' di polvere ci possiamo tranquillamente non preoccupare della qualità della foto che otterremo, se vediamo che la nostra lente frontale mostra macchie o impronte digitali, ecco che è arrivato proprio il momento di una bella pulizia. Come pulire le ottiche? Beh, innanzitutto non alitandoci sopra e nemmeno usando un qualsiasi panno per cercare di pulire la lente frontale. Occorre utilizzare degli strumenti appropriati per far sì di non rovinare la lente frontale e soprattutto lo strato antiriflesso della prima lente. Anche l'utilizzo di un panno in microfibra dedicato alla pulizia delle ottiche non è sempre la soluzione migliore. Infatti, se noi prima non ci accertiamo di aver rimosso eventuali granelli di sabbia, rischiamo in questa maniera di rigare la lente frontale dell'obiettivo. Quindi, la prima cosa assoluta da fare sempre prima di iniziare la pulizia di un obiettivo è rimuovere le parti solide. In che modo? O con una pompetta soffiando sulla lente e sempre con l'obiettivo rivolto verso il basso in modo che, o quantomeno in modo di facilitare la caduta delle parti solide. Oppure con un pennellino pulendo sempre la lente frontale. A questo punto, ispezionando anche a occhio che la lente non presenta parti solide, si può procedere con la pulizia. Allora, se non abbiamo nient'altro e se siamo certi che il panno in microfibra è nuovo, quindi appena tirato fuori dalla scatola, possiamo delicatamente passare il panno sulla lente dell'obiettivo. Ma in questo modo, se ci fossero delle impronte digitali, ovvero del grasso, non faremo altro che espandere il grasso su tutta l'area della lente frontale. Quindi magari in un piccolo punto si nota meno, però tutto quel grasso che era prima concentrato in una piccola area ora lo è quasi su tutta la superficie. Una soluzione migliore è quella di invece dotarsi di un'apposita cartina di riso oppure la classica carta per la pulizia delle ottiche e usare un liquido dedicato alla pulizia delle ottiche fotografiche, quindi attenzione, non quella per la pulizia delle lenti degli occhiali. Bastano poche gocce sulla carta di riso e poi andremo a pulire la lente frontale facendo dei movimenti circolari dall'esterno verso il centro della lente. Una prima volta per pulire e poi con una cartina fresca, pulita e asciutta soprattutto, ripasseremo la lente per asciugarla. Ed ecco che la nostra lente ora è tornata perfettamente come nuova e soprattutto senza alcun rischio di danneggiarla. Un altro consiglio è quello di non impazzire per pulire sempre le ottiche. Due granelli di polvere non fanno niente, quindi meglio evitare una pulizia in più col rischio di danneggiare la lente piuttosto che fare delle fotografie con un pochino di sporco sulla lente frontale. Un altro aspetto da tenere in considerazione è che se notiamo dello sporco nelle foto, ovvero nei cieli, nelle parti uniformi, vediamo dei puntini neri nelle nostre fotografie, quelli non sono lo sporco depositato sulla lente dell'obiettivo, ma è della polvere, dello sporco depositato direttamente sopra il sensore. In questo caso pulire l'obiettivo non porterebbe a nessun giovamento, bisogna portare la fotocamera a farla pulire. La pulizia del sensore è un qualcosa che si può fare anche in proprio, ma data la delicatezza dell'operazione consigliamo, soprattutto per chi ha gli inizi, di portare la macchina in un centro specializzato, in un negozio in grado di fare questa lavorazione. Tenete presente che la pulizia del sensore si esegue davvero raramente, mentre una pulizia delle lenti dell'obiettivo si può fare più volte durante l'anno. Tutto quello che abbiamo visto oggi per la pulizia dell'obiettivo ovviamente si può declinare anche alla pulizia dei filtri, che vanno tenuti altrettanto puliti quanto le lenti dell'obiettivo. Quindi stessa cosa,
pennello, pompetta, e poi si controlla se ci sono impronte, si procede con un cartine di riso e liquido apposito per la pulizia delle lenti degli obiettivi. Se avete delle domande in merito alla pulizia delle ottiche, potete tranquillamente commentare il video e vi risponderemo nel più breve tempo possibile. Grazie a tutti per la visione e a presto!